ci ha invitato Francesco a questo bellissimo evento. Noi siamo della scuola di danza Chitri Ballet di Alessano e oggi vi faremo vedere una coreografia ispirata a un elemento che è quello dell'aria e dell'acqua. Spero che vi piaccia. Questi sono i nostri ragazzi del corso di danza e abilità. Un corso formato da ragazzi abili e diversamente abili. Buona serata e buona visione. Grazie, maestro. Ora ci possiamo spostare all'interno, possiamo entrare tutti dentro. L'evento che vogliamo affrontare oggi è quello attraverso il quale abbiamo visto con l'esibizione della scuola di Valle, che abbiamo già rappresentato. Vogliamo quindi affrontare lo sport per tutti, dando valenza a quella che è la disabilità, affrontandola al mondo dello sport, modi che apparentemente sembrano così molto lontani e opposti, ma che sempre più spesso abbiamo modo invece di vedere come possono essere invece complementari, e oggi ne abbiamo avuto la testimonianza.
danza, quindi vi ringrazio ancora. L'evento di oggi è stato pensato e voluto fortemente da Francesco Mattella, presidente dell'associazione WID, l'Unione Italiana Lotta di Distrofia Muscolare. E quindi se, l'idea è quella di pensare che se lo sport è qualcosa che è gratificante per tutti noi, è giusto che lo sia anche per le persone diversamente abili. Francesco, vuoi dire qualcosa? Valentina Giocco.
Emma Dal Solaro, Raissa, e poi abbiamo con noi Lidia. Della popolazione, degli amici, non può andare avanti in arena Francesco. Questa posizione, io l'ho segnalato agli amici del Kiriballet e con gioia mi hanno fatto ripiangere di nuovo dopo aver visto la loro entusiasmante dimostrazione di balletto. Hanno un balletto bellissimo. Hanno un ballerino che neanche i grandi corpi di ballo hanno i ballerini ed è stato bravissimo. Posso assicurare che fare una coreografia del genere a sti ragazzi entusiasmanti e cari a tante persone non è una cosa semplice. Hanno un bel gruppo e sicuramente tanti sacrifici. A me mi dispiace essere polemico in questa sala perché alla fine dei conti siamo sempre noi. Cioè io non è un rimprovero a voi. Io spero che voi quando andiate fuori dice è venuto quello da Vernole e ci ha rimproverati di nuovo. Lui che fa? Io nel mio piccolo non faccio niente. La signorina diceva la disabilità è integrazione. Noi siamo ghettizzati. Ci siamo autoghettizzati oggi, non c'è tanta partecipazione esterna, il centro è piccolo sicuramente, però vi posso assicurare che le parole stanno a zero, ma proprio zero, cioè non,
Questa è una manifestazione che noi avevamo pensato con altra gente, con tanta altra gente, con altre dimostrazioni. Per non fare il tennis tavolo di nuovo abbiamo cercato altre dimostrazioni. Ma alla fine dei conti, se ci guardiamo in faccia, siamo quelli dell'anno scorso. Un po' meno, ma quelli dell'anno scorso. Quindi il mio pensiero va a Francesco dicendomi scusa. Molto probabilmente non ho rispettato l'impegno che io avevo preso l'anno scorso. Molto probabilmente non ti sono stato vicino per come pensavo. Mi sono fidato del gruppo che l'anno scorso avevo visto che aveva entusiasmato dalla sala, c'era gente fuori, c'era gente dentro, e quindi mi sono cullato un po' del numero dell'anno scorso. Quest'anno invece rimango deluso che senza Covid siamo di meno. Gli amici del tennis tavolo so che non sono potuti intervenire perché oggi iniziava il campionato e quindi ci è venuto a mancare anche un'altra fetta di persone ad aiutarci. Non so, Don Stefano, se non sbaglio a lei, giusto? Sicuramente avrà una comunità, catechisti, roba varia. Queste sono manifestazioni, caro Don Stefano, che voi, numeri uno della comunità, bisogna spingere. I ragazzi che stanno al catechismo, vi posso assicurare che se noi li portiamo a vedere certe cose, come mi emoziono io a 52 anni, con 45 anni di disabilità alle spalle, 47... E io mi emoziono ancora a vedere i ragazzi che si impegnano a fare quello che è. Vi posso assicurare che i bambini, ancora meglio, l'integrazione è portare tranquillamente le persone a conoscere un'altra realtà. Oggi vedevo una bambina che giocava sulla sedia a rotelle. In altri tempi sarebbe stata sgridata dalla mamma, dalla nonna, dalle cose, perché quella non si tocca. No. Quello è un mezzo, è come se la figlia si mette le scarpe della mamma per andare a fare la signorina. Ed è una cosa bella, non è una cosa brutta. Quindi io mi sento di dire che la colpa è di noi pseudo normodotati che parliamo, mi presento, io parlo in prima persona, non voglio attaccare nessuno. Però poi se mi guardo indietro, che ho fatto? Boh. Ora gli stavo raccontando a Francesco, è venuto un ragazzo nella mia associazione 15 giorni fa, mi ha detto voglio iniziare a giocare a tennis tavolo, però sono disabile, fai fuori. Non ti devi nascondere dietro la disabilità. Se sei venuto a giocare a tennis tavolo, tu sei un atleta. L'atleta fa sacrifici e non si nasconde dietro la difficoltà. Dopo 15 giorni, ieri sera piangendo, c'ha 28 anni, non è un bambino. Mi ha detto, lo sai che cammino meglio? Lo sai che il braccio sinistro, emiparesi, si muove dopo 15 giorni? Signori, io non sono scientifico, non sono dottore, non sono niente. Mi baso sui dati che mi porta la mia associazione, piccola, piccolissima. Ho un nuovo elemento che mi ha detto questo. Stanotte io non dormivo e pensavo a quel ragazzo. Forse per 15 giorni le ho regalato qualche minuto del mio tempo. Sta meglio. Ne vogliamo parlare? O parliamo soltanto di integrazione? Vogliamo agire? O parliamo soltanto di dover fare? Chi deve fare? Francesco. Facciamo fare tutto a Francesco. Tanto lui c'è tempo. C'è tempo tu? E sprecalo così. Sprecalo così. Quindi vi posso assicurare, signori, che le responsabilità sono tante quando tu hai a che fare con lo sport, con qualsiasi manifestazione, con qualsiasi gruppo, con tutto quello che ne conviene.
devi dare retta a tante cose. Stefano sicuramente sa di cosa sto parlando, perché io e moglie ho fatto un rimprovero, poi ci sarà l'amministratore che ne farà un altro, e lui deve sentire dopo la confessione che fai a quattro occhi, poi deve sentire pure tutte le cose. Ma io ho preso Donno Stefano perché sicuramente lui è e deve essere abituato a sentirsi le critiche. Però come dicevano i nostri avi, a te mamma dico, a te figlio senti. Don Stefano lo stesso, anche se non è modotato, non può stare da solo. Da solo non fa niente. Io non so che dirvi altro, vi potrei parlare di sport, vi potrei parlare di integrazione, vi potrei parlare di soldi, vi potrei parlare di tante cose. Oggi mi sento di parlare più liberamente perché non rappresento l'istituzione, sono venuto come presidente della mia associazione, mentre l'anno scorso sono venuto come delegato CIP e ho spiegato un po' quello che è il CIP. Quest'anno mi sento di parlare più libero perché non ho il fardello della rappresentanza istituzionale. E da presidente di associazione sportiva vi posso dire che la regione Puglia è una delle poche regioni in Italia che ha messo tanti soldi per la disabilità. Se noi non sfruttiamo questa cosa, tanto non ci nascondiamo, noi andiamo a finire sempre a parlare di soldi, ma d'altronde se non ci sono i soldi non può fare niente. Le istituzioni locali, lui che non è un'associazione sportiva e roba varia, lo sanno? Non lo so. I servizi sociali dell'amministrazione mette in condizioni un'associazione che può attingere da quei benefici della regione? Non lo so. A me? Nessuna amministrazione. Io ho una sede a Nardò, quindi città grande, e una sede a Vernole, paese piccolo, vi posso assicurare che se io non vado a spulciare per vedere quello che è, non me ne va. Ma io sono anche avvantaggiato perché sono in un ente pubblico come il CIP, quindi se non lo vado a cercare io, me lo dice il collega, me lo dice il mio presidente. Però signori, cerchiamo di sfruttare le nostre possibilità. L'associazione del corpo di ballo, non lo so se hanno visto questi bandi e roba varia, perché ci sono bandi importanti, con soldini importanti. Certo, io l'anno scorso ho vinto un progetto di 10.000 euro, ancora sto producendo carte perché l'Italia è fatta da burocrazia. E mi hanno detto, perché non hai preso un commercialista per fare il progetto? E i soldi? Dice, ha vinto il progetto. Ma quello li vuole prima? E allora dico, in un paese con un presidente del genere, che sicuramente l'entusiasmo e la voglia di fare è tanta, possibile che non riusciamo a trovare un gruppo e fare una manifestazione in piazza, non al chiuso? Oggi, vabbè, la giornata ci è andata bene, ma la facciamo in primavera. Dobbiamo uscire fuori. Il Covid dicono che non c'è più, dicono. Abbiamo la possibilità di stare fuori. Però immaginate la coreografia fatta dai ragazzi in piazza, con la gente che sta al bar, la gente che passa, la gente che va, la curiosità, una domenica mattina quando esce la messa per non dare difficoltà alla gente di venire in chiesa, e poi prendere un aperitivo tutti insieme. Non è che serve tanto, serve la gente che lavora. Quindi questo è il mio pensiero da presidente di un'associazione che combatte da solo. Penso di aver dato anche un indirizzato a quello che pensa il nostro amico. Ci ho beccato? Non minchia. Succede. Quindi io sono convinto che come le catechiste non lasciano da solo Don Stefano, le persone vicine al presidente non lo devono lasciare da solo.
perché solo così riusciamo ad andare avanti, a portare avanti le iniziative che gli viene in mente a lui. Lui mi ha chiesto, posso portare, troviamo un testimonial paralimpico e portarlo alla manifestazione? Sì, te lo posso trovare, soldi ce n'hai? Ti ha risposto così? Dice, ma come? Perché tu te pensi che gli atleti paralimpici non sono come gli atleti o le star normali? Loro vendono la loro immagine, è tutto un business. Per portare qua un atleta paralimpico che viene dalle Olimpiadi ci vogliono i soldi. E per che cosa? Per dire quello che vi sto dicendo io, oppure ci dobbiamo fare integrazione, 5.000 euro e se ne va. Io vengo gratis e ve le dico lo stesso. Ma gli costa meno. Certo, non c'ho medaglie. Però le posso dire lo stesso, no? Allora, mo, a parte tutti gli scherzi, io sono convinto che sarà una manifestazione da fare, da rifare, sfruttare anche altre associazioni che verranno a fare dimostrazioni, ma non ci possiamo limitare soltanto a questo. Vi chiedo scusa se ho mancato di rispetto in qualche dichiarazione fatta, però vi posso assicurare che se uno non dice la verità nel modo brusco per come se la sente, non rende. Non rende. Le cose belle di oggi sono che comunque le persone che ci tengono ci sono presenti, che il corpo di ballo è venuto a farci una bella rappresentazione. E quindi l'anno prossimo ci vediamo, vediamo di organizzare, però da oggi deve iniziare. Non mi aspettare il mese prima, da oggi. Un anno per l'altro si fa, un anno per l'altro. Cioè tu quando arrivi a due mesi prima della manifestazione devi avere tutto pronto. Non puoi iniziare due mesi prima, perché succede questo, perché poi sono usciti i calendari del tennis tavolo, sono usciti i calendari di quello, sono usciti quello. E naturalmente un'associazione che ha una competizione non può presenziare. Perché se tu non ti presenti sul campo gara sono soldi che devi pagare. Cioè uno non è che lo fa perché non ci viene alla manifestazione, non lo fa perché poi ha delle responsabilità per quanto riguarda la federazione. Vi ringrazio signori, l'anno prossimo speriamo di trovarci più numerosi. Grazie a te Gian Piero. Quindi speriamo che l'evento di oggi sia da sprone affinché attorno al tema della disabilità ci sia sempre un maggiore interesse e soprattutto responsabilità. Vuole intervenire lei, Don Stefano? Ma deve rispondere. Certo, poi ce l'aspettiamo. Prego. No, non devo rispondere, devo innanzitutto attestare il mio piacere ad essere qui e ad incoraggiare insieme a voi Francesco, questo qui dobbiamo fare. Penso questo sia un obiettivo comune da condividere questa sera, l'hai fatto anche tu, mi permetto di darti del tu. In maniera veemente e forte, dando qualche dritta a Francesco, perché il suo impegno maturi sempre di più e trovi nelle istituzioni, anche in quella mia che rappresento, una sponda che è sempre a disposizione. Rispondo a te concretamente la concretezza del fatto che ancora i percorsi catechistici, si sa, non sono iniziati, quindi è difficile riprendere i ragazzi dopo l'esperienza estiva se non con tempo e con programmazione. Ben volentieri un domani, magari scegliendo un periodo come suggerivi te, primaverile, si può inserire questa proposta all'interno del percorso di catechismo, volentieri. Quindi questo non per un'osservanza ad un monito che giunge da te, ma penso che questa occasione, come tante altre,
faccia emergere la cifra importante che dietro questo incontro, cioè far emergere il fattore umano. Io non ho potuto assistere prima al balletto, a tutto ciò che ha preceduto questo momento di saluto, di ringraziamento, però notando un po' tutti i premi, no? La cosa che mi veniva in mente, vedendo scorrere queste persone, ricevendo il premio, è proprio che queste giornate, come tante altre, hanno l'obiettivo comune di abbattere le barriere, non solamente quelle lì strutturali, no? Ma di abbattere quelle precomprensioni, quelle barriere che emergono, no? E penso, la cosa bella che mi veniva da pensare, che mi scaldava anche il cuore, non solamente la parte sentimentale ma anche quella razionale, è proprio questa, cioè far emergere il fattore umano comune a tutti, al di là se si è normodotati, no? Tu hai detto benissimo pseudo normodotati, no? Solo che parliamo. E penso che questo sia il percorso da perseguire, Francesco, no? Cioè allargare sempre più la piattaforma e di partecipazione e di organizzazione per giungere ad un obiettivo più alto, che non sia solamente quello meramente di organizzativo, ma di costruire una rete di comunicazione, di condivisione, di evidenziazione di quel fattore umano che adesso, ti dico io da responsabile di una realtà come la parrocchia, ma penso tutte le istituzioni o le associazioni in genere abbiano difficoltà. Il Covid, tu stesso lo sottolineavi, ha un po' impigrito, ha un po', forse era qualcosa che già era latente, no? La disaffezione verso la socialità. Anche prima del Covid, se io organizzavo qualcosa, venivano sempre, no? Uno, due e tre. E così il Covid ha ancora di più esasperato questa disaffezione alla socialità, a mio avviso, no? Un po' anche perché adesso siamo tutti bene a casa nostra, no? Non abbiamo bisogno di andare lì per far, abbiamo tutto, no? Quindi penso che questa esperienza guidata da Francesco, partecipata già da qualche ente, in futuro condivisa da altri, abbia il compito di rilanciare non solamente il dibattito sulla disabilità e quindi sullo sport per tutti, ma anche di rilanciare il desiderio di socialità, comune a tutti, penso. Va bene? Quindi grazie ancora Francesco, grazie a te delle, come dire, delle botte, e disponibilissimo a partecipare, e la mia personale disponibilità e anche quella delle realtà di cui sono responsabile. Grazie. Ecco, io colgo l'occasione per salutare tutti quanti, non so se sottofondo si sentivano le campane suonare, ma tra poco c'è la messa e quindi vado a celebrare. Grazie ancora a voi. Ora ci tengo ad ascoltare la signora Anna Turk del... Si vuole sedere? Si può sedere qui se vuole. Lei è il signor? No, ok. Si può sedere. Grazie. Quindi stavo dicendo, vorrei ascoltare Anna Turco, associazione Utopia di Vernole. Vabbè. Grazie, buonasera a tutti, grazie Francesco. Io rappresento Utopia Sport di Vernole. L'anno scorso, come quest'anno, abbiamo accettato l'invito importante, come si diceva prima, di Francesco, per testimoniare, insomma,
quanto lo sport serva a superare tante difficoltà, dei limiti, ma soprattutto per il benessere psicofisico della persona comunque in genere. E l'anno scorso abbiamo fatto l'esibizione qui di tennis tavolo e infatti Don Stefano diceva quest'anno però ci hanno risparmiato la grande sfida che avevamo detto di fare, di giocare, e quindi Francesco mi ha salvato che non ci siamo potuti sfidare. Ma l'anno prossimo, Francesco, non cambiare, che dobbiamo sfidare Don Stefano. Quindi in questi giorni, in questo periodo, forse un paio di mesi, ci siamo sempre sentiti con Francesco cosa era meglio, come era importante integrare le più discipline o magari dare quella testimonianza un po' più forte che dava una spinta in più nella ripartenza che in questi due anni sono stati difficilissimi per tutti, che ci ha tenuto nello spavento in casa chiusi per via del Covid, le distanze e tutto il resto. Ora piano piano ovviamente stiamo riprendendo, e Francesco diceva come fare, no? Testimoniare questa ripresa, questa voglia di andare avanti, perché in qualche maniera questo Covid ci ha reso tutti diversamente abili. Cioè tutto ciò che prima facevamo con molta spontaneità, abbracciarci, parlarci, chiamarci, uscire insieme e fare aggregazioni, ora diversamente ci dobbiamo incontrare un po' alla volta e seguire delle norme. Quindi è stato importante anche arrivare finalmente ad oggi e ritrovarci anche con le giuste, no, precauzioni e distanze. E per quanto mi riguarda, io come atleta paralimpica, sono 22 anni che pratico sport, faccio tennis tavolo, and bike, e da un paio d'anni, prima del Covid, mi ero avvicinata alla danza in carrozzina. Ora stiamo provando a riprendere un po' tutte le attività, e quindi ci auguriamo soprattutto che sia un anno integrativo, sia un anno produttivo per noi stessi, e soprattutto che sia di auspicio di portare avanti, come diceva il delegato provinciale CIP, di aggregazione, soprattutto di nascita di associazioni integrate, e a tanti giovani, a tanti ragazzi, vedo qui anche tanti giovani che anche incuriositi ci sia questo trasporto tra disabilità e normalità, nel senso che ciò che una persona magari in piedi può fare può farlo anche da seduto o magari viceversa. Quindi io vi ringrazio a tutti, ringrazio Francesco, e il mio augurio fondamentale di cuore che sia veramente una rinascita per tutti quanti. Grazie. Grazie Anna. Quindi oggi vogliamo poi ringraziare anche gli sponsor per averci permesso una parte economica, come diceva prima Gianpiero. È importantissimo. E quindi andremo a nominare Metodo Pitturazione di Bramato Donato, Herbalife Nutrition, Supermercato City Market del Popolo Antimo, Laboratorio Ortopedico Bello Centro del Piede, Del Cagna Luminaria, Centro Fisioterapia Valente di Miggiano, poi abbiamo Autofficina Roberto Marra di Alessano, Gioielleria Massaro, Caffè Bet e Ginnica Sport, perché lo sport non deve poi mancare. Poi abbiamo anche presente Telerama, Telenorba e Radio del Capo. Quindi adesso vogliamo procedere con le targhette, con la premiazione delle targhette? O vuoi aggiungere qualcos'altro?
So che vuoi dire qualcosa, dai. Vorrei una mediana che a mia metodo. A questo punto vorrei sentire Paolo Cattolà. Buonasera, buonasera a tutti. Io Francesco ti ringrazio, sai, io parlo poco, quindi ho sentito prima, tra virgolette, l'improvolo, diciamo, no? Quindi noi come amministrazione ci siamo, il prossimo anno facciamolo fuori, all'aperto, stanno le piazze, sono disponibili, organizziamoci prima, quindi non ci sono problemi. Noi come amministrazione abbiamo ottenuto un piccolo finanziamento, quindi sei pure tu, piccolo, tra virgolette, per migliorare pure il campo sportivo, per abbattere le barriere architettoniche e includere altri tipi di sport. Quindi fino al completamento del campo ci stanno le piazze, quindi Francesco, a tua completa disposizione, numero, quindi ci siamo. Porgo anche il saluto del sindaco, che per altri impegni non c'è, quindi grazie ancora Francesco. Sì. Grazie. Quindi non so se c'è un fotografo, una foto me la permetti? Col presidente, dai. Ecco qua. Oh, vediamo se c'è qualcuno che ci fa una foto o no. La permettiamo una foto. No. Al chiuso o all'aperto? Al chiuso. Dai, c'è qualcuno. Tiziana, fammi una foto per favore. Tita, si vuole, non vedere più niente. Grazie. Quindi, grazie ancora Francesco. Io non avevo intenzione di parlare stasera, ma alla fine sei riuscita a fregarmi. Sì, infatti. Vuoi premiare tu? Voglio battere la parola a lui di lei. Grazie, buonasera a tutti. Francesco, grazie dell'onore che mi stai dando e il piacere di farmi parlare. Mi viene subito in mente quello che hai detto prima. Infatti qualcuno cercava di dirmi qualcosa, ma ero preso da quello che stavi dicendo te. Ha detto una cosa molto saggia, non so se è stata compresa bene in sala. Io l'ho compresa benissimo. Francesco ha detto: vorrei un Amigiano a mia misura. Ha detto una parola molto forte, e mi è piaciuta tantissimo. Mi dispiace che non sindaco, avrei voluto scambiare quattro parole anche per lui riguardo a pure questo. Grazie Paolo della tua presenza. Francesco, mi hai fatto emozionare con questa parola che hai detto. Vorrei un Amigiano a mia misura. Perché se Francesco vuole andare a prendere il caffè, per esempio, al bar, alla villa, Francesco non lo può fare. Non lo può fare. E questo è molto amaro per una cittadinanza, molto amaro. Il resto, hai detto tutto, Francesco. Con questo hai detto tutto. Io c'ho da aggiungere ben poco, volevo soltanto sottolineare quello che tu hai detto. Grazie. Grazie.
se ci date avanti da poco, grazie. O possiamo aprire le danze per il banchetto? Abbiamo al banchetto, mo si mangia. Il pranzo è stato offerto, il banchetto è stato offerto gentilmente dal ristorante Re dei Re, mentre l'allestimento della sala è stato omaggiato da Del Popolo, Piante e Fiori e La Mimosa di Antonio Valeri. Grazie a tutti per la partecipazione.